Aiuto! Aiuto! Sono morto! Non sei morto. Sei stato preso contro la tua volontà. Kobe! Chi è? Dottor Phil. Ma che cavolo sta succedendo? Non lo so. Stavo conducendo un programma sugli adolescenti con problemi di abbandono e all'improvviso mi sono svegliato qui. Pensa quanto mi si incazzano quei ragazzini. Salve, signori. Voi non mi conoscete, ma io conosco voi. Voi giocate con le persone per guadagnarvi da vivere. Ma oggi farete un gioco per continuare a vivere. In questo momento state respirando entrambi un gas nervino mortale. Avete 120 secondi per raggiungere l'antidoto o morirete. Oh mio Dio, come facciamo a uscire di qui? Che il gioco cominci. Guarda. Colpisci il braccio metallico con qualcosa. Quello. Oh. Ma porca... Scusa. Shaquille, non sono arrabbiato con te, ma manca un minuto alla nostra morte. Adesso vedi di zittire la vocina del no. Accetta il successo. Ma fa canestro una buona volta! Perché cavolo me l'hai tirato? Hai ferito i miei sentimenti. I tuoi sentimenti? Ma che mi fregano i tuoi sentimenti? Tutti con questi sentimenti! Sono obeso, mio figlio è un delinquente! Aiutami, aiutami! Ma fatela finita! Perché non riesco a guarire nessuno? Sono così scemo, inutile! Mamma aveva ragione, mamma aveva ragione! Ehi, ehi! Ripigliati, figlio mio. Sei un bravissimo dottore. Non proprio. Cosa? Sono solo capace di dire alla gente, tornate sulla Terra. Ma non sono neanche uno psicologo. Sono un elettricista. Ti ho tradito, Shaquille. Ti ho tradito. E vai! Sì! Mancano 30 secondi! No! Non funzionerà mai! È ovvio! È lampante! Vuole che ci tagliamo i piedi! Comincia tu per primo! Ma che sono scemo! Sì, si vede che non sei abbastanza uomo. Mi sa che mammina aveva ragione. Questo mai! Chi è il vigliacco adesso, mamma? Come rubare una caramella a un bambino. Oh mio Dio! Ce l'ho fatta! Siamo salvi! Che c'è? Hai sbagliato piede! Eh? Oh, porca puttana! Nessuno credeva nei primi anni del XXI secolo che il nostro mondo venisse sorvegliato così come l'uomo al microscopio scruta le infinite creature che pullulano e si moltiplicano in una goccia d'acqua. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with a itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuffed. Deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't. Eppure, negli infiniti vortici dello spazio, un terribile male stava per ghermire l'umanità ignara. Dico tanto tristo destino. Ti sei svegliato presto. Torna a letto. E vieni. Please. Shaquille.
C'è nessuno? C'è nessuno? Tom! Cazzo! Oh, anche quello mi è mancato. Dio, sei uno schianto. Volevo ringraziarti per avermi organizzato quel colloquio di lavoro. Non è il momento più adatto. Ho bisogno di fare qualcosa per tenermi occupata ora che Cody è indipendente. L'ho iscritta alla scuola militare l'anno scorso. Devo dire che gli fanno un bel mazzo. Porca miseria, guarda, i figli crescono così in fretta. Insomma, ho saputo che hai ricominciato a uscire. Conoscendoti sarà una poetessa. Don Chisciottesca. 90 punti! Oh, sai, il tuo lavoro con gli anziani mi ha veramente ispirato, Tom. Voglio dire, hanno così tanto da insegnarci e noi abbiamo così tanto da insegnare loro. Voglio dire, in realtà, sono come noi, solo più rincoglioniti. Comunque, spero che questo nuovo lavoro mi aiuti a tenere la mente lontana dai brutti ricordi. Avrai anche tu dei ricordi, immagino. Egli è siccome immobile, non si dimentica mai. A volte mi sveglio nel cuore della notte chiedendomi dove sia, e poi ricordo. Lo so che manca anche a te, ma è stata più dura per me. Oh, sto parlando a tutto sfogo. Ma se uno non si sfoga di quello che prova, ti si gonfia dentro e poi esplode. E più è duro, più tutto ti si intosta. È come se ti portassi dietro questo enorme peso. Certe volte i problemi diventano così grossi che non ce la fai a sopportarli. E poi che cosa ti dici? Dio! Sì, puoi chiedere lumi alla chiesa, alla famiglia, agli amici. Ma alla fine resti comunque con quel gran peso. Forse è per questo che voglio diventare infermiera. Sono così in sintonia con le emozioni degli altri. Credo di avere sempre avuto il dono di sapere quando qualcuno intorno a me sta soffrendo. Sono 16 ore di fila che lavori. Li devo fare gli straordinari. Tranquilli, ok? Sono svegli. Brian, che stai facendo? Erano ricotti d'oro! No, le scimmie, no! Vacca, Tom, ma che cavolo è successo là sopra? Lassù, Ed, poteva capitare a chiunque. Ah, sì? Lo sai qual è il tuo problema? Che appena le cose si fanno un po' più dure, tu molli! Hai ragione, me ne vado. Allora, non lo vuoi capire? Potresti essere il migliore, se solo arrivassi in fondo alle cose. Non lo so. Senti, fammi il piacere. Che ti devo dire, Ed? Forse non sono proprio tagliato per questo mestiere. Ma che stai dicendo? Almeno l'hai fissata bene, quell'unità H500. Ah, ma dai, fino a lì ci arrivo. Tom Ryan, non ti vedevo da un pezzo. Sì, sai, passo ogni minuto della mia vita sveglio e attento a manovrare una gru. Dio, quanto odio il mio lavoro. Bella, Tom. Dove sei finito? Malik. Ah, CJ, lui è il mio amico, Tom Ryan. Lavoravamo insieme giù al molo. E tasto! Dimmi un po', Tom, come va la famiglia? Ti ricordi, Marilyn? La tua bella mogliettina, chi se la dimentica? Mi ha mollato. Oh, sì, lo so. Ci ho fatto sesso una marea di volte. Che cosa? Anch'io! State parlando di Marilyn? Gran scopata. Me l'ha presentata mio padre. Da quando ho divorziato la mia vita è diventata un non scopo. Vado avanti e indietro come uno zombie. Bella, non scherzare con gli zombie, quella è roba vera. Chiaro, conosci la Shanda sulla 120esima strada? Sì. L'altro giorno mi aveva detto che aveva sentito uno zombie che sbavava nella sua spazzatura. La mattina dopo è venuto fuori che era scomparsa. Come? Torna indietro? Come cazzo fai a venirtene se sei scomparita? Rita, ma perché nessuno sa dove sei quando sanno e sai che non ci sei più? Ragazzi, vi sto chiedendo aiuto. Frena. Cioè mi stai dicendo che compare e scompare nello stesso tempo? No, ma che dici? Non si può scompare e compare nello stesso tempo. Quella mica è David Copperfield. No. Però uno si può scompare da un posto e compare da un'altra parte. Ovvero, quando te ne vieni non sei mai scomparso e quando sei scomparso non te ne puoi mai venire. A meno che tu non sei uno zombie.
Che bush di culo! Ehi, non fa una piaga, bisognerebbe sgravare un blog su questo argomento. Lo sposto su MySpace. Allora fallo! Ehi, Tom, lo sai che c'è che devi fare? E devi accannare queste storie. Stacca un po' la corrente. Non lo so. No, no, ha ragione. Devi venire a pescare con noi un weekend. Io e Malik abbiamo trovato un posto da fichi l'estate scorsa. Sì, un posto animalesco. Ehi, hai freddo? Un po'. Ehi, senti, non ti voglio mettere le mani sul pacco, capito? Ah, stai sereno, nemmeno io. Ehi, ma che fai? Rilassati, voglio solo prendere un nocciolone. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say. Ooh, baby. And you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sì, abbiamo pescato pesci grossi. Sì. Merluzzo nero. Accidenti. Tom, non è che voglio che pensi... Non ti sarei fatto un'idea sbagliata su... L'hai fatta apposta, Nero Seppia. Sei geloso e l'hai schizzato. Di nuovo tardi, Tom? Ciao, Marilyn. Credevo che ti trasferissi. È quello che posso permettermi. Tu mi hai preso tutto col divorzio, a parte il nome. No, veramente il giudice me l'ha concesso ieri. Ora sei ufficialmente noto col nome di Horace et Laboras. Il tuo nuovo marito sarà contento. È un bravo uomo. Uno che mi mantiene, non come te. Tu te ne sei sempre fregato dei figli. Ehi, non è vero. Io sono un bravo papà. Creaturine belle. Papà! Ciao, papà. Ciao, Rachel. Come va lì, principessa? È chiusa. Aspetta, ti aiuto io, pasticcino. Dovrei prenderla io. Oh, no, no, davvero, non fa niente. Non mi dispiace. Beh, neanche allora a me. Prendila. Bene, ci vediamo martedì. Marilyn, stai molto bene col pancione. Non sono incinta. Oh, scusa, non volevo. Se vuoi rimediare, comincia dai nostri figli. Hai ragione. Quei ragazzi sono l'unica cosa che ho. Beh, i ragazzi e la mia macchina. Ah! Signor Coggi, credo che serva una persona nuova per i Norris. Ci rissiamo? Ogni volta che non c'è qualcuno che bada a donna, perdo barca di soldi. Che è successo, ultima ragazza? A Yoko? Dia un'occhiata. Porco Zen! Ma metti lei bavaglino, Buddha Bar! È la casa dei Norris, signor Koji. Dicono che sia maledetta. Ma non esiste maledettazione. Non essere ridicola, sono solo trottole di geisce. A me serve uno che va oggi, altrimenti passo caso di un guaio. Salve, sono Cindy Campbell. Cerco un lavoro come assistente a domicilio. Sono stata raccomandata da un amico di famiglia, ma purtroppo si è suicidato. Oh mio Dio!
Oh, non fai caso, lei scivola e cade. Tu sei mia più assai migliore impiegata. Eh? Tu pronta, cominci oggi? Oh, sì, è stato tutto così. Oh, ti godrò molto questo lavoro. Vieni, ti fa vedere. Siamo lì in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minuti. Vieni, vieni. Signor Koji? Ehi là! Oh mio Dio! Ok, ora la rimettiamo a letto! Ecco dove eri. Vedo che hai conosciuto signora Norris. Lei canta Antonica. Sì, stavo giusto cercando di rimetterla sul letto. Avevo paura si fosse fatta male. Senti, mi sono arrivata, l'ho vista lì sdraiata per terra. Certo, io aiuta. Tu sfotti sue gambe e io sfotto sue braccia. Signora Norris, sono qui per prendermi cura di lei. Sì, anch'io sono tanto felice di conoscerla. Questo lavoro è shock per te. Tu vedere al resto di casa. Ok. Di qui, di qua, di qua. Oh, chi te ne pare? Oh! Non lo so, c'è qualcosa di strano in questa casa. Una presenza. Presenza? Non essere ciocca, non c'è niente di strano in questa casa. È buffo. Ho sempre sognato di vivere in una casa come questa con mio marito, ma forse è una cosa che appartiene a... passato. Chi vuole vedere di sopra? Questo è fior di quartiere, hai, vicino scuole, hai, negozi, hai, pavimenti tutto in legno e tutte stanze, hai, passato tutti i controlli, grande giardino, è lungo a più di 30 metri, c'è il giardino di là e là, più là, sono quasi tutte con bello rame, ottima postazione per ricevere persone, e qui c'è bagno, molto immenso, molto, in bello, è bellissima, mi pare proprio un bel posto dove lavorare. Riesco a scrollarmi di dosso questa sensazione di maligno. Maligno? Queste parole stronze? Lei sa niente delle persone che abitavano qui prima? Persone? No, niente di persone. Io non ricordo un caso. Signor Koji, è successo qualcosa di strano in questa casa? Strampo? Non essere ciocca. Questa casa perfettamente a norma. Avrà ragione lei. Eppure è come se qualcuno ci stesse guardando. Signor Koji? Sono stato io! Io molto emozionata all'idea tua assunta! Molto, molto felicioso! Offriamo assistenza di medica e di dentistica e 2 settimane di vacanze pacate! Spero che tu può cominciare oggi! Magari trovaglio tutta la settimana, tu adattata per questo lavoro! È felicissimo colpo di culo per te! Yeah. Signor Koji, c'è qualcosa che lei non mi sta dicendo di questo? Ero sporco, Allora, il travaglio? Accetto. Prendi il guantone, sono in giardino. Robby, dai, andiamo. Guarda che così non lo conquisterai mai. Senti, Rachel, questa è roba da maschi. Devi fidarti di me. Allora, Robby, sei pronto per il Tom Ryan Express? Sì, forse un giorno da grande riuscirò a diventare come te. Senti, io so che vi ho delusi, ma tu non hai idea di quanto sia difficile fare il padre. Beh, quando cominci a farlo, fammi un fischio. Ti senti bene? I miei occhi! I miei occhi! Oh, molto! Meglio! Scusami! Non fa niente! Sono abituata a prendere le palle in faccia! Ciao, mi chiamo Cindy Campbell, la vostra nuova vicina! Tom Ryan, e tu abiti qui tutta sola? Io sono qui per assistere la signora Norris, ma...
Sì, per la prima volta nella mia vita posso dire che sono da sola. So cosa si prova. A quanto pare abbiamo parecchio in... comune. Finiamo per mangiarcela l'una con l'altra. La cena. La frase. Allora, forse quello che ci serve è semplicemente un amico. Lo vorrei tanto. Beh, forse è meglio che torni dalla signora Norris. Le devo mettere il catetere e strofinare le piaghe in mezzo al lardo. Le devo schiattare le pustole, la devo aprire, poi devo entrarle dentro in questa maniera e poi andare su. La bava. Quindi... ma è meraviglioso. Bene, ci vediamo. Sicuramente. Ok. Ok, signora Norris. È ora di stappare il culetto. Signora Norris, lei ha notato qualcosa di strano in questa casa? No? Oh, probabilmente ha ragione. Mi sto comportando da sciocca. Ora si calmi. Ecco qua. Ok. Oh, poverina. Non deve avere paura. Ora mi occuperò io di lei. Sa, penso che diventeremo ottime amiche io e lei. Davvero? Stia tranquilla, si rilassi. Entriamo in queste orecchie. Ok, perfetto. Così. Da stupo. Ah, ecco. Le piace tanto, vero? Calda al punto giusto. Sensazione gradevole, vero? Oh, mio Dio! Oh! Oh! Mi scusi tanto! Oh!
Robby! Vieni! Andiamo a fare due lanci! Scusami tanto, ti senti bene? Tutto ok, la mia gola ha attutito il colpo. No, ho perso la pazienza, mio figlio. Che hai? Sei spaventata? Niente, è solo... c'è qualcosa di strano in questa casa. Ieri ho visto una faccia. Ce l'aveva il naso? Sì. Allora era proprio una faccia. E poi è arrivata una strana mano nella doccia, una cosa orribile sulle scale. Non ce la faccio a ricominciare da capo. Ah, ho capito. È quell'altro quello. Sei ancora innamorata di lui, vero? Beh, vi auguro ogni bene. Aspetta! Ma non hai capito. È doloroso parlarne, ma tu meriti di saperlo. Sono stata sposata una volta. Levati dalle palle, Troia! Non chiamarmi Troia! Tu non sei un cazzo! Chiudi quella fogna, zoccola sbiadita! Veramente, mi sono sposata due volte. Io e mio marito vivevamo il nostro sogno. Signore e signori, la sfidante Cindy Campbell! Stai rilassata, Cindy, ricordati l'allenamento, mantieni la concentrazione. Pensa da dove potrebbe arrivare il prossimo pugno! Dopo 20 incontri ero imbattuta. C'era solo un avversario tra me e la cintura mondiale. Ma puoi battere, questa qui non vale un tubo! Cindy, ascoltami, lo so che hai paura, ma io credo in te. Puoi vincere l'incontro. Box! Oh, oh! Se lo fai un'altra volta ti tolgo un punto, hai capito? L'ha preso, l'ha preso! Guarda che roba! Non ne posso più! Ma che ho visto? È stato lì che ho perso la calma. E ho commesso il più grosso sbaglio della mia vita. Cindy, no! Guarda, una monetina! Se avessi tirato quel pugno, non sarebbe successo nulla. Ho dei sensi di colpa pazzeschi. E fai bene ad averli. Ma, Cindy, il passato è passato. Forse dovresti cominciare a pensare al tuo futuro. Se mi dovessi innamorare di nuovo, dovrebbe essere uno che stia accanto a me. Beh, io non ho un curriculum molto brillante in materia. Chiedi a mio figlio. Già chiesto. Cos'è uno smorzapalle? È un concetto filosofico molto complesso, ma è inutile starti a spiegare. Ora devo andare. Aspetta. Si vede che non è destino che io sia felice. Ma in te c'è qualcosa che mi fa venire voglia di provare con... Perché nessuno di noi ha l'asciugatrice? Non ho mai visto.
stai bene? Sì. Ma hai sentito che tuona? È un temporale violentissimo. Non ho mai visto una cosa del genere. Neanch'io. Pensa a stare lì fuori. Mi sembrava vicino quest'ultimo. Non ti preoccupare, i fulmini non cadono due volte nello stesso punto. Dov'è Reggie? Credevo che fosse con te. Ah, ecco dov'è. Oh! Ecco, è finito. Siamo salvi. La puzza di quest'ultimo mi ricorda uno stronzo gigante. Sì, è il fulmine. Non sono io che... Vado a cercare Robby. Ah, ma tu che... Giralo di nuovo, venisse a farlo. Ma ieri sera funzionava. Ah, che succede? La macchina non funziona, non funziona. Dai, cazzo, pare. E dai. Vai. Brum, brum. Mi si è bloccato il movimento intestinale. Perché? Come va, Marvin? Questa macchina funzionava e adesso è morta. Prova a cambiare il solenoide. Buona idea. Ah! Morte l'America! Oh, cazzo. Sashimi arigaton? Nagasaki, Okinawa, Hokkaido, Yokohama. Karate, judo, sumo, semo, samurai? Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru. Harakiri, tsunami, kamikaze, banzai. Yamaha, Nikon, Casio, Aiwa. Minolta, Hitachi, Seiko, Toshiba. Buddha, futon, kimono? Tempura, sushi, sashimi! Jujitsu! Non posso leggere questa roba! Così va meglio. Che succede? Papà, si può sapere che sta succedendo? Non c'è tempo per spiegare. Attacco alieno! Questo è il concetto, rapido, rapido. Riempi la scatola di cibo, ce ne andiamo da questa casa entro 60 secondi. Il pene! Dobbiamo andare! Aspettate qui! Cindy! Tom! Dove stai andando? C'è qualcuno nel mondo
qualcuno che conosce un modo per fermare tutto questo. Ah, tu non puoi capire. Io capisco. Vieni con me. Mi piacerebbe, ma i miei figli... dobbiamo dirci addio. Quando sarà tutto finito, promettimi che mi cercherai. Che non mi dimenticherai mai. Che non ti arrenderai finché non tornerò tra le tue braccia. Viva. Sì. Te lo prometto. È tutto distrutto. Addio, Cindy. Ehi, aspetta! Un solenoide! Porta fortuna! Marvin, ci hai messo il solenoide? Sì, me l'ha dato quello che vende crack all'angolo. Salite. Perché dovremmo? Perché adesso siete sotto la mia responsabilità e che vi piaccia o no, avete soltanto me. Sali in macchina, Marvin. Dai, Tom, piantala di scherzare. Dammi retta, sali in macchina se non vuoi morire. Ok, va bene. Aspetta che io... È ancora chiusa. Perché tiri la maniglia proprio mentre io come sto ancora... Come sarebbe? Tiro proprio mentre... D'accordo, al tre. Va bene. Uno, due... Perché tiri al tre? Perché hai detto tre! Uno, due, tre, apri lo sportello! Ma che stai facendo? Sto tentando di entrare in macchina! Uno, due, la finiamo col coro. Senti, devi tirare al tre. È quello che ho fatto fino adesso! Non toccare quando spingo questo bottone! Ok, allora vado sul quattro? Quando dico tre, non devi preoccuparti del quattro. Hai tutto il tempo di questo mondo. D'accordo, prendo la prossima. Così ti va bene? Cristo. Che carattere di merda. Buona giornata. Guarda, meglio morto. Una bambina aveva una paperella, le dava da mangiare curando proprio quella, la sua ciccia bella. Ma un giorno ciccia uscì lasciando sola la poverella. Ella, correndo verso l'acqua bella, volò dalla stanza in un lago piena di speranza. Signor Presidente, abbiamo appena ricevuto la notizia che il pianeta è stato attaccato dagli alieni. Ok. Signore, hanno già raso al suolo alcune nostre città. Se non facciamo nulla, ci uccideranno tutti. Ho capito. Poi ci pensiamo. Sono intrippato con la paperella. Voglio sapere come va a finire. Signore, ogni momento che passa centinaia di persone moriranno. Tutti dobbiamo morire prima o poi. Ma questa paperella può ancora vincere la sua battaglia. La conosco già questa storia, signor Presidente. La paperella muore. Oh mio Dio! Ma è orribile! Signor Presidente, gli alieni... abbiamo subito un attacco. Vuol dire che i genitori di questi bambini potrebbero essere morti? Adesso passiamo a un'altra storia. Rape stronzolo. Raperonzolo, signora. Dobbiamo tornare alla Casa Bianca. Io i bambini non li capisco. Mi ricordi di firmare la legge sull'aborto. Sì, signora. Morta. Oh, anch'io mi ricordo che ero morta. Che cosa ci fai qui? Eri su quest'aereo? No, sto cercando di trovare un buon servizio. Faccio la giornalista adesso per il TG locale. Cavolo, allora te la passi proprio bene. Sto preparando un servizio. Da un'occhiata qui. Questa è Detroit. E questa è Detroit dopo l'attacco. Oh mio Dio. L'attacco è stato devastante. È finita, Cindy. L'umanità ha perso la guerra. No, no, c'è ancora speranza. Sono sicura che c'è qualcuno che ha le risposte adatte. Forse è anche un modo per rispondere alla battaglia. Oh, dai. Sarebbe un servizio sensazionale. Può darsi. Ma come ci arriviamo? Queste macchine sono rotte. Aspetta. Vediamo se funziona questo. Ehi, c'ho quattro ruote! Sono l'unico a New York! Guardate come mi defilo, sganghere! Yo! Dor!
funzionato alla grande. Poverini, guarda che brutta cera. Che cessi. Un topo gigantesco, cazzo! Ci è voluta una vita per riparare quella fogna. Mi ci vuole un bagno bollente dopo tutto quel... Oh, ma che cavolo è successo qui? Zombie! Porca di quella barca! Vediamo! Non farti battere! Ottima notizia, sentono ancora la corrente! Nonna! Gli zombie hanno preso mia nonna! Perché? Perché nonna? Perché? Ti volevo bene! Ti volevo bene! Ti volevo! Guarda che cosa hanno fatto alla mia nonnina! Vaffanculo! Quella donna mi ha cresciuto da quando sono nato! La macchina non è mia, ve la darei, ma non posso. La macchina non è mia. Non vi preoccupate, ragazzi, le portiere sono bloccate. Non si può costruire un robot con la cioccolata, ma questo è solo buon senso. Ehi! Papà! Ragazzi! Perché? Beh... State indietro! Indietro! Dammi la pistola, mi prendo la macchina. E con lui come la mettiamo? Io non voglio la macchina, mi serve solo una pistola. Non ci penso neanche a mollare la pistola, voglio la macchina. Riepilogando, a te serve una pistola e tu vuoi la macchina. E tu che vuoi? Io non ho mai avuto un coltello. Ok, scambiamoceli al tre. Uno, due, tre! Così è giusto? Non credo. Papà! Stanno rubando la macchina! Sì, beh... Andiamo avanti. Che cosa? Non fai niente! Ti arrendi in questo modo! Sì, esatto, mi arrendo, va bene? Se vuoi un eroe, cercati qualcun altro! Perché? Andiamo. Allora, fammi capire meglio. La bambina ha abbracciato la paperella, che poi è morta. Signor Presidente, la nazione è sotto attacco. Passami la processione civile. Vuol dire la protezione civile? Signore, questa donna è una testimone oculare degli attacchi. Cosa può dirci? Sono indistruttibili. Hanno bruciato i vestiti addosso alle persone. C'era gente nuda dappertutto. Lei era nuda? No. Grazie al cielo, finalmente è una buona notizia. Le compri un ricordino. Lil Kim mi ha rubato il panino. Attenti, Russell Crowe, al telefono! Kelly, non farmi la pipì addosso! Le mie tette adorate! Dove siamo? Non saprei, ma penso che ci siamo. Dovrebbe essere intorno al miglio 62. C'è qualcosa che non va? No, è solo che... ho incontrato un uomo. Chi lo sa se è salvo. Oh, ti piacerebbe un sacco, Brenda. Come si chiama? Magari mi è già piaciuto. Tom Ryan? Sì, me lo sono fatto. Un bel cicciabomba cinese? No, no. Però è il tipo d'uomo con cui vorrei dividere il resto della vita. Cindy, guarda! Che posto è questo? Non lo so, ma il padre del bambino è qui da qualche parte. Dobbiamo intrufolarci. Così vestite non ci confonderemo mai. Brenda, guarda! È carino come ragazzo. Sì. Oh,
Ezechiele! Ezechiele, dove sei? Ezechiele, vogliamo fare una corsetta? Ma niente trucchi! Amici, amici, non temete il rumore assordante delle creature innominabili. Esiste un patto tra noi del villaggio e le creature che vivono al di là dei suoi confini. Chi vuole dire la preghiera? Io! Ah, Ezechiele. Pipino! Pipino, vagina! Amen. Papà? Orly, per qual motivo interrompi la consacrazione della convivenza domestica di Mordecai e Os? Le guardie hanno catturato due estranei vicino alla capanna. La questione delle estranee è ora all'ordine del giorno. Ma prima, Marta, hai buone nuove? Nathaniel Winston e Alice Smith mi hanno informato sulle loro intenzioni. Lui intende fare sesso con lei prima possibile. Lei intende opporre una modesta resistenza tanto per e poi cedere. Silenzio! Abbiamo questioni più importanti da discutere. Temo che la presenza delle estranee attirerà le creature innominabili. Se parli di coloro di cui non parliamo, non hai parlato di quella cosa di cui non dobbiamo parlare? Non parlare riguardo al parlare di ciò di cui diciamo di non parlare tanto per parlare. Vecchio Hale, sarebbe duopo accogliere le estranee tra di noi. Geremia, non dovresti tenere a freno la lingua? Mi dispiace, vecchio Hale, ma certe volte la mia lingua si muove senza che io riesca a controllarla. Questo è un problema sul quale ho acquisito un'ampia esperienza. Magari posso aiutarlo in una stanza sola e solitaria. O potete guardare tutti, non me ne frega niente. Silenzio. Gli anziani si consulteranno. Molto meglio. Sono a casa mia, vero? No. Estranee, abbiamo deciso di farvi restare con noi. Ma, ora che siete parte di questo villaggio, sia ben chiara una cosa. Non potrete mai più lasciarlo. No! No! Ma com'è morto tuo figlio? È in gioco il destino del mondo! Sapete... Sei stato tu! L'hai ucciso tu! Che stronzate! Io me ne mando le lavi, che ho detto! Questo villaggio non è più quello di una volta. A
poche ore dal devastante attacco alieno, i capi di governo del pianeta Terra si sono incontrati all'ONU. In questo momento così buio per l'umanità, il mondo intero si è affidato alla saggezza e alla guida illuminata del Presidente degli Stati Uniti. Signore e signori, il Presidente degli Stati Uniti. Fagli vedere chi sei. Deve parlare lei, signore. Eh? Oh, sì, sì, certo. Allora, un indiano, un francese e il Papa sono sullo stesso aereo. E il pilota dice: ehi, qualcuno di voi qui non è circonciso? Allora il Papa si alza la veste e dice: zitto, stupido! Qui nessuno parla la tua lingua. Un israeliano dice a un giapponese di aprire gli occhi, ma lui risponde: non sto strizzando gli occhi, sei tu che mi hai venduto questi occhiali da 4 soldi. Qual è la differenza fra un belga e un mucchietto di merda di cane? Il belga beve vino, ma la merda di cane ha un profumo divino. Eh sì? Passando a discorsi più seri, oggi mi trovo qui all'uno perché la Terra ha subito un attacco. Forse però abbiamo trovato la maniera di contrastare questo attacco. I miei consulenti militari al pentagramma hanno fatto l'impossibile, hanno preso uno dei mitra alieni a raggi lucenti. E come tutti sapete, i raggi lucenti distruggono il corpo lasciando solamente i vestiti. I nostri ingegneri sono riusciti a invertire la polarità di quest'arma nella speranza che ora possa essere rivolta contro gli invasori alieni. Dunque, dove ero rimasto? Ah, sì, sì. Pensiamo che gli scudi alieni siano vulnerabili a quest'arma così riconfigurata. Signori, per favore! Per favore! Per favore, signori! Lo so che queste nuove tecnologie possono spaventare, ma io credo che la nostra arma migliore si trovi dentro e in fondo al cannone caldo. Voglio darvene una dimostrazione. Vediamo se questo affare è collegato. Non è uno spettacolo da vedere. È tutto molliccio, cadente. Guardate quel cosetto rosa. Qui c'è un buchetto, ma è secco e riarso. Ci vuole il lubrificante. Se qualcuno si procura il lubrificante, lo spargiamo qui intorno. Signore? Santo Dio, questi signori sono tutti nudi! Ma non vi vergognate, non avete un po' di decenza? Signore, è nudo anche lei! Davvero? Non è un cappotto di pelle raggrinzita? Signore... Non sono bottoni questi? No! Ho tirato su e giù questo coso come una zip, ma... Signor Presidente, la prego! Riecco la paperella. Fratello, hai visto questa erba rossa? No! Papà, quanto manca a casa della mamma? Non lo so. Non so ancora per quanto posso portare in braccio tua sorella. Guarda che io me la sono fatta a piedi come te. Ma allora che diavolo... Che c'è, pago? Stai vicina, Rachel. Papà, guarda! Ehi, ehi, ragazzi, voglio darvi una mano! Bobby! Oh no! Non ti muovere, per l'amor di Dio, resta qui! Torno subito! Ehi! Ehi, ragazzi, voglio darvi una mano! Che culo! Aspettate! Ma che sei pazzo? No! L'esercito mi paga metà del college! Fateli a pezzi! Robby! Sì! Ma che ti dice il cervello? Guarda un po' quello! Come mi sta divertendo! Robby! Robby! Oh! Rachel! Rachel! Bambina, sei tutta sola. Devi venire con me, io sono quello che consola. Vero, bambinini? Tesoro, ce l'hai un fratellino? Sta lontano da lei! Scappate, bambini! Verso il tripod, se necessario! Di qua! Venite con me in un posto sicuro! Venite con me in un posto sicuro! Non sono tanto convinta! Fidati di me, io le persone le riconosco a pelle. Avanti, andiamo!
Hai imparato in fretta e hai prodotto uno splendido burro. Ma non hai mai sbattuto prima? Dalle mie parti non si chiama sbattere. Di filo vagina che porta casino! Si salvi di qua! Di qua, di qua! Venite da questa parte! Felicità! Sempre raffreddare. Bugru 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 bugru. Ma voi non siete mostri? La vecchia signora Henderson e Joe Porchetta. Ma cos'è successo? Henry ha avuto un attacco di cuore scatenato da quel coltello. Chi è stato? È stato Ezechiele. Harry, devi andare all'ospedale. Non è troppo tardi, possiamo aiutarti. Sì, nel frattempo potresti evitare di appoggiarti sul coltello. Per favore, lasciatemi solo con Cindy e Brenda. Ho molte cose da dire loro. Ascoltatemi attentamente. Non resterò ancora a lungo in questo mondo. Caga sotto. Brenda! Che c'è? A 50 Cent hanno sparato 9 volte ed è ancora vivo e vegeto. Dimmi, Henry, chi ha ucciso il bambino? Sei stato tu? No, io amavo moltissimo lui e sua madre. Avrei dovuto essere con lui quando è morto. È stato orribile. Che cosa è successo? Devi dirmelo. Sono andati a un incontro di boxe per il titolo del campionato femminile. E c'è stato un terribile incidente. Oddio! Per tutto questo tempo ho cercato chi l'aveva ucciso. Quando ero io, Brenda. È stata tutta colpa mia. Henry, tuo figlio mi ha detto che se avessi trovato il suo assassino avrei scoperto come sconfiggere gli alieni. E aveva ragione. Non lo capisci? Non devi fare altro che... Sorpresa! Ma chi l'ha liberato, questo gran pippone? Il fratello, lo sceriffo. Tu guarda che sfiga. Eccoci qua, tesoro. Moriremo tutti, vero? Senti, a te non succederà niente. Io non ho ancora perso nessuno. Hai perso Robby? A parte Robby. Ma queste sono cose di poca importanza. L'importante è che io sono qui con te. Cerca di dormire un po', va bene? Cantami Dormi, dormi, mio Ben. Non la conosco. Cantami Al molo dei sogni. Mi dispiace, Rachel, non conosco neanche questa. Ma che ti prende? Ora vuoi anche i miei soldi, bestia? La dai per 2 centesimi, ti mangia, bestia. Tu vuoi tutto e non dai niente, bestia. Oh no, non è umana lei. È una vera puttana. Ciao, vieni dentro. Accomodati. Mi chiamo Oliver. Tom Ryan. Hai paura? Certo che ho paura. Io no, la conosco bene, la morte io. Stavolta è diverso, questa è una guerra. No,
È uno sterminio. Non è una guerra più di quanto non sia una guerra tra l'uomo e i vermi, o tra i draghi e i lupi, o tra gli uomini a cavallo dei draghi che lanciano lupi ai vermi. Tom, non capisci quello che sto cercando di dirti. Questi alieni l'avranno un punto debole. Ho sentito che i giapponesi ne hanno accoppato qualcuno giù a Kikkoman. Oh, Kikkoman, ma è una salsa di soia. Esatto, sì, con poco sodio. Quello che sto cercando di dirti è che io e te dovremmo combattere questi esseri. Siamo noi che dovremmo venire fuori da sottoterra. Ci costruiremo i nostri tripod. I nostri avranno quattro zampe. Papà! Rachel! 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 Qual è il segreto, Brenda? Che cosa mi sfugge? Ti prego, ancora con i mostri finti. Si sorge che può! Che ti avrei trovata. Dove siamo? Cos'è? Una specie di canestro attaccato al tripod. Che schifo! Lo so, è orribile. Ma perché? Che cosa ci faranno gli alieni? Non lo so, ma stanno prendendo tutti, giovani, vecchi, ricchi e poveri, cinghi. Papà! Rachel! Sono morta? Non sei morta! Brenda! Sì! Ehi! Poteva andarvi peggio! Volete fare cambio? Dov'è Rachel? Che hai fatto a mia figlia? Ogni cosa ha suo tempo, Tom. Ma prima voglio fare un gioco. I dispositivi che avete addosso scatteranno fra 60 secondi. L'interruttore sulla parete dietro Cindy li disabiliterà. Ma dov'è la chiave? Ti do una dritta, Cindy. Che il gioco cominci. Io non capisco. Va bene. Allora forse questo ti potrà aiutare a vedere. Tu vuoi che tagli qualcosa? Ma dovrebbe essere lampante, sì. No. No, che cavolo! La chiave ha dietro l'occhio, ok? Zoltar, vieni qui! Questa lo fa per davvero!
Brutta rissa in un bar nel 96. Spero che questo non alzi una barriera tra di noi. Ma certo che no. È troppo tardi per provare questa. Silenzio! Il gioco non è ancora finito. Rachel! Papà! Robby! Papà! L'unica cosa che tiene vivi i tuoi figli, Tom, sei tu. Pazienza, è stato bello finché è durato. Non te l'aspettavi, vero? Al contrario, veramente ci contavo. Io lo chiamo lo schiaccianoci. Perché? Ho capito. Tempura, sushi, sashimi. Oh santo cielo, ma certo, segui il sangue. Harry era il patrigno, tu sei il vero padre del bambino. Ma dove l'hai conosciuta? È stato durante le vacanze di Pasqua a capo. E allora mi sono confuso con la massa. E chi se ne frega? Che cos'è? Goditi lo strizzacapezzolo, Tom. Ti prego, tuo figlio non vorrebbe che lo facessi. La sua anima vaga sulla terra per colpa del tuo male. No, ho attraversato un'intera galassia per vendicarmi. Ma è solo colpa mia, lasciali andare gli altri. Oh, non credo proprio. Guardatelo mentre soffre le pene. Ciao, Cindy! Guardate, sono in TV, gente! Guardate qua! Voglio fare un saluto ai miei amici. Ti sei bevuto il cervello? Nessuno! Colla le pizze! Non prenda! Solta l'aiuto! Che bella stronzata! Eppure tu! Lo so che ce l'hai con l'umanità per la morte di tuo figlio, ma... No! Il dito nell'orecchio, no! Ucciderci non lo farà tornare in vita! No, pagherete tutti per quello che avete fatto. E poi ho già costruito questo coso qua. Quando la trappola si chiuderà su di te e bloccherà la catena per sempre, i tuoi figli si salveranno, ma tu patirai una morte orribile. Sei capace di tenere vicino le persone che ami? Hai 60 secondi. No! Non vi preoccupate, bambini! Non vi abbandonerò! Puoi anche mollare, papà. Bastava solo che mi dimostrassi di volermi bene. E dimostrassi a me che significa essere uomo. E a me dimostrassi che posso ancora amare. Ti perdoniamo, papà. Le punte! Si sono fermate! Papà! 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 Hai deciso di risparmiarci la vita. Tutti possono serbare rancore, ma ci vuole coraggio per perdonare. L'invasione è finita. E poi? E poi dovrei forse chiedere scusa. Devi dirlo sul serio. Chiedo scusa per aver incenerito milioni di umani, ok? Aspetta! Dov'è Brenda? Che c'è? È scoppiata la pace, stavo cementando l'accordo. Vieni, Brenda, andiamo. No. Ciao, Zoltan! Non perdere il mio numero! Non dirmi che ti sei beccato qualcosa? No, ma dai, ho detto che era vergine. Siamo strafottuti. Guardate, ragazzi, c'è il nonno! No, lui è il mio nuovo marito. Oh.
lo trovo così romantico. L'amore è cieco e non ha età. E così l'amore alla fine ha trionfato e gli invasori sono stati sconfitti. Poiché questo mondo, il nostro mondo, è il mondo dell'uomo. Noi ci siamo guadagnati il diritto di vivere qui. E finché ci sarà amore, l'umanità vincerà. I nostri nemici hanno sempre fallito nei loro tentativi di distruggerci e hanno annientato se stessi annegandone i loro luttuosi progetti. In tutti i mondi e attraverso le galassie noi ci innalziamo soli, al di sopra di tutte le ingiustizie. Nessuno può minacciare la nostra esistenza, nessuno può sfidare la nostra forza d'animo. Sapete perché? Perché di tutte le qualità che ci rendono unici, l'amore è la nostra forza più grande. E grazie all'amore, il genere umano... Molto particolare, con una notizia molto particolare, esatto, è qui nei nostri studi l'uomo che ha salvato il mondo. Facciamo un bel applauso a Tom Ryan. Sì. Wow. Tutto qui? Ok. E così sei innamorato? Sì, sono innamorato. È andato! Il ragazzo è andato! Sei adorabile quando sei innamorato. Grazie. Parlaci di lei. È stupenda, è veramente fantastica. Quindi è troppo complicato. Sì, stavi... Volevi dire che è una persona complessa, vero? Sta zitta. Sei pazzo, Tom Ryan è pazzo. Ah, senti il campo! E posso anche saltare! Senti Tom, è vero che Cindy è qui? Io lo so che è qui! Cindy, so che sei negli studi! Cindy! Facciamola uscire immediatamente! Io amo questa donna! Amo questa donna! Now it's time to blow. Like, we don't need no water, don't bother, we let it burn. We keep the fire.
in the club. Hold up. If you deep in the club, let me know. Hold up. Show me where you from if your city's number one. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Let's go. Yeah. Let's go. If I made you a fool for this one right here, man. Straight up. Let's go. Let's go. Let's go. Let's ride. Then I drop the top. You know, Ching-a-ling gon' make it hot. Let's ride. Girl, I got it locked. Shut the club down when I hit the spot. Let's ride. Then I drop the top. You know, Ching-a-ling gon' make it hot. Let's ride. Girl, I got it locked. Shut the club down when I hit the spot. Let's ride. No secret, I'm doing it, baby. If I like what I see, I'm pursuing it, maybe. But a nasty attitude that could ruin it, lady. If it's all gravy, hop in and let's ride. And we can cruise a little bit, wild out and act like fools a little bit. My whip ain't old, girl, that's that new shit. 2006, you heard, make a fix. Now let's ride. What you giggling for? Twist that thing and wiggle it more. A couple big faces, what you jiggling for? Now close my door, ho, and whoa, let's ride. Then I drop the top, you know, tingling gon' make it hot. Let's ride. Girl, I got it locked. Shut the club down when I hit the spot. Let's ride. Then I drop the top, you know, tingling. Chicks mad cause Chingy flown, yeah. You know I'm on ya, if you're ready then let's ride. But it's rules to this. Heard in the club if they move to this. Get your party on and groove to this. Ayy, this that shh, come on girl, let's ride. Your friends can come too. Tell them about a player that rep the loo. G.I.B. heard, yep, that's my crew. Now what y'all wanna do? Hood up, come on, let's ride. Then I drop the top, you know Ching-a-ling gon' make it hot. Let's ride, girl I got it locked. Shut the club down when I hit the spot. Let's ride. Then I drop the top. You know Ching-a-ling gon' make it hot. Let's ride. Girl, I got it locked. Shut the club down when I hit the spot. Everybody come and ride with me. Grab a glass, pour some drink, and blaze up them trees. Never mattered up, Oklahoma Matador, California place with the candy whip, big shit, big pimp with the bullhorns, eyes wide open since the day I was a newborn, arms been reaching out with my hands trying to touch new dough, 22 inch rims looking chubby up on the 2-do, something you can get if you grit, that's on you though, young H is for the hustle, U is for the underdog, S is for you suckers coming sideways at a hog, H, U, crooked letter, H, U, crooked letter, crooked letter. Young H is for the hustle. U is for the underdog. S is for you suckers coming sideways at a hog. H, U, crooked letter, H, U, crooked letter. My
whip is a bully on the road. Call me Bluto for unloading fully for show. Really though, I'm just like a time bomb waiting to blow. I'm just like them seeds you planted ready to grow. If the homie holler powder boy, bet you snow. And if the homies out jacking, man, I bet you they broke. You won't catch us skipping, man, with nothing to smoke. But might catch us pimping like never before. Young H is for the hustle, U is for the underdog. S is for you suckers coming sideways at a hog. H, U, crooked letter, H, U, crooked letter. Young H is for the hustle, U is for the underdog. S is for you suckers coming sideways at a hog. H, U, crooked letter, H, U, crooked letter. Crooked letter, life is so sweet. 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 Crooked letter, life is so sweet.